Allora, fermi tutti perché la situazione sta degenerando. Un sacco di persone hanno creato dei profili finti a nome di Simbalaru e a nome di Samir, dove postano notizie che effettivamente non sono vere. Nello specifico si parla di Samir accoltellato. Le uniche fonti di questa news che gira da oggi sono due fondamentalmente. Una è un articolo di giornale di Venezia Today e postato anche da altri giornali locali, che dice che appunto ci sono un accoltellamento a Jesolo in una casa tra dei personaggi. E l'altra è questa foto di Baby Samir che ho già postato su Telegram in giornata, che effettivamente lo ritrae una situazione abbastanza pesante e fa presumere che sia stato caricato in ambulanza. Ora, riguardo l'articolo, quell'articolo non parla di Baby Samir, perché se voi cercate su un altro giornale, che anche quello è stato utilizzato come fonte da alcuni, che a quanto pare hanno letto soltanto il titolo, c'è scritto che Larissa accoltellata è venuta in una casa, ma fra un gruppo di italiani e un gruppo di albanesi. Ora, spiegatemi, uno che si chiama Samir e che viene dal Marocco, cosa cazzo c'entra con un gruppo di italiani e un gruppo di albanesi? Infatti, se l'articolo è corretto, quell'episodio lì sembrerebbe essere slegato da un ipotetico accoltellamento subito da Samir. Mentre invece la foto è effettivamente un punto di domanda, nel senso che qualcosa, a quanto pare, è successo, perché comunque la foto c'è, sta girando ed è lui in quella foto. Quindi attendiamo che il diretto interessato si esprima. Nel frattempo fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video, linea allo studio.